Un saluto dalla TV e benvenuti alla notizia che oggi, senza ombra di dubbio, riguarda la conferenza stampa che il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha svolto questa mattina a Pescara presso la sede pescarese della massima istituzione regionale. C'era attesa per questa conferenza stampa perché, se vogliamo, era una conferenza stampa desueta per i motivi per cui appunto sono stati poi per cui è stata convocata la stessa. A seguirla c'è stato il nostro Carmine Perantuono. Buongiorno Carmine. Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, desueta, il termine Sicuramente no, giusto. Sì, anomala, anche perché è una perché vogliamo conferenza. dire qual è il Di motivo? solito la conferenza stampa si fa per parlare ai giornalisti. Questa è stata una conferenza stampa che è stata convocata per parlare dei giornalisti e della stampa, perché insomma la convocazione era legata a una campagna denigratoria che il presidente Chiodi intendeva in qualche modo rappresentare all'opinione pubblica, una campagna denigratoria di cui egli stesso si ritiene vittima, e insomma, è stata una conferenza stampa che ha riguardato il rapporto tra il governatore della regione Abruzzo, che è anche commissario per il terremoto e anche commissario per la sanità, che quindi ha investito un po' la sua persona in tutta questa serie di funzioni che egli esercita, appunto ha riguardato il rapporto tra Chiodi e gli organi di informazione, due organi di informazione in particolare. Perché questa è un po' anche la particolarità di questa conferenza stampa, perché Chiodi non è che si è rivolto genericamente ai mass media, aveva due bersagli ben precisi. Aveva due, tre probabilmente bersagli tre ben precisi, il terzo diciamo un po' grosso come bersaglio perché ovviamente ci si riferisce al quotidiano La Repubblica che ha ripreso ovviamente quanto è stato più volte prodotto dal quotidiano, sempre dello stesso gruppo edito in Abruzzo, il principale quotidiano di questa regione, vale a dire il Centro, e anche ce l'aveva con Chiodi, con il rapporto con una emittente televisiva, Rete 8, che insomma, con la quale non, diciamo, non c'è grande feeling negli ultimi tempi. Non c'è soltanto questo, ovviamente, non è soltanto una questione di piacersi o non piacersi. Chiodi ha parlato nel suo intervento, che è durato circa un'ora, di appunto una campagna che lo vede bersaglio di una serie di accuse che gli ritiene ingiuste, infamanti, in particolare queste davanti del da parte del Centro. Mentre per quanto riguarda l'aspetto televisivo, diciamo, lamenta il fatto che non sia stato, sia stato sostanzialmente estromesso dall'offerta informativa di quel canale televisivo. E, insomma, questo diciamo, è un rapporto, diciamo, che può essere parallelo ma non legato allo stesso motivo di intensità come nei confronti del Centro, col quale invece si arriva alla carta bollata perché Chiodi ha anche annunciato di aver avanzato querela nei confronti del quotidiano, di aver prodotto un esposto che sarà presentato nelle prossime ore al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. E anche, peraltro, successivamente, nella seconda parte di questa conferenza stampa, ha risposto anche alle famose 10 domande, perché vogliamo ricostruire un attimo la vicenda Assolutamente in sì. generale. Chiodi si ritiene bersaglio di una campagna avviata dal Centro che insiste quotidianamente sulla vicenda riguardante il crack dei Fratelli di Pietro. I Fratelli di Pietro che sono coinvolti in una inchiesta per bancarotta fraudolenta, meccanismo nel quale in qualche modo è stato evocato, tirato in ballo il ruolo del socio di Gianni Chiodi nello studio commerciale Chiodi Tancredi, Che vogliamo vale ricordare che Chiodi non è indagato su a dire. No, non questo. è indagato Chiodi, ma non è indagato al momento che ci risulti nemmeno il suo socio Carmine Esatto. Tancredi. Gli indagati sono peraltro alcuni anche arrestati, tutti coinvolti in questa vicenda a vario titolo di bancarotta. Ovviamente si tratta di imprenditori che si servivano dell'attività dello studio Tancredi Chiodi e il quotidiano Il Centro per diciamo,
una serie di sue scelte legate appunto a cercare trasparenza rispetto al ruolo del governatore su questa operazione, ha posto con grande insistenza sulle sue pagine questa vicenda al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Il modo ovviamente non è piaciuto a Chiodi, che ha ricordato in apertura della conferenza stampa che il centro ha prodotto 43 pagine e 14 locandine. 43 prime pagine e 14 locandine legate a questa vicenda, vicenda nella quale lui si ritiene assolutamente estraneo perché da quando è in politica, sia prima come sindaco, a maggior ragione oggi con tutti quegli incarichi di cui sopra, Chiodi non svolge più alcuna attività legata al suo lavoro di commercialista. Per cui insomma si ritiene assolutamente strano il fatto di essere continuamente tirato in ballo per questa vicenda, poi anche con la pubblicazione quotidiana delle 10 domande che ricordiamo sono state poste da una forza politica, vale a dire l'Italia dei Valori, insomma si è sentito in dovere di tutelare la sua immagine. E questo è stato insomma il contenuto della conferenza stampa. Immagino che la sala fosse gremita Sì, di Chiodi colleghi. era gremita di colleghi, ma anche di assessori regionali, perché Chiodi in questo momento, diciamo, ha avuto attorno la presenza di tutta la sua giunta regionale, c'erano anche diversi consiglieri regionali, però ovviamente la conferenza stampa è stata tenuta soltanto dal governatore. Noi ne abbiamo colto alcuni stralci, ovviamente non la possiamo nello spazio che abbiamo a disposizione integralmente riproporre, però non abbiamo nemmeno poi effettuato delle interviste, preferiamo farvi ascoltare affinché insomma, si possa poi anche giudicare in maniera libera e autonoma, come diciamo, è anche intenzione di voler perseguire appunto questi obiettivi di libertà e autonomia da parte di questa testata, poi valutare insomma liberamente quello che il governatore ha da dire, come avremo, spero probabilmente anche in futuro occasione di ascoltare da parte dei colleghi, di raccogliere anche da parte dei colleghi che sono stati chiamati in causa anche le loro versioni dei È il fatti. caso di dire che saranno appunto i telespettatori ad A giudicare. ascoltare e poi a giudicare quelle che sono state Però, le insomma, voglio parole dire, di oggi Chiodi. ci è sembrato giusto accendere i riflettori sulla notizia, perché la notizia del giorno è ovviamente il presidente della regione che attacca degli organi di stampa. E allora io direi appunto di vedere insieme uno stralcio, un primo stralcio dell'intervento di Chiodi di questa mattina che fa riferimento, per sintetizzare, Carmine? La prima parte è quella relativa proprio ai motivi per i quali ha deciso di convocare questa conferenza stampa e anche insomma, una serie di pensieri e retropensieri in parte sulle ragioni che potrebbero animare questa campagna di stampa, di quali possano essere gli interessi degli editori di questi organi di stampa appunto legati a un attacco al Presidente. Bene, e allora ascoltiamo insieme le parole del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Non avrei mai pensato di dover fare questa conferenza stampa, perché ormai da diverse settimane io sono vittima di una strategia mediatica diffamatoria tesa a strumentalizzare vicende che nulla hanno a che fare con la mia persona. Non da parte di tutte le testate giornalistiche. Per questo io ho qui querelato, perché è stata diffusa in qualche maniera un'immagine del governatore della Regione Abruzzo, che è un governatore truffaldino, una persona che in qualche maniera cerca di fare gli interessi propri e non degli interessi degli abruzzesi. E questa è una cosa che in qualche maniera ha creato un danno enorme a me, ma un danno enorme secondo me anche all'autorevolezza del sistema dell'informazione. E quindi io vorrei aderire alla proposta che il Presidente dell'Ordine Pallotta qualche tempo fa, il 30 dicembre, in occasione della conferenza stampa di fine anno, ha, diciamo, qualche maniera suggerito, cioè quella di un dibattito del rapporto, diciamo, della qualità del confronto tra informazione e politica in Abruzzo. Dibattiti sulla politica, sulla eticità dei comportamenti politici,
ce ne sono tanti, ne abbiamo fatti tanti, sarebbe opportuno, secondo me, iniziare anche questo dibattito in Abruzzo, perché in Abruzzo, e questo è il secondo motivo della conferenza stampa, esiste un sistema informativo che in qualche maniera posso definire rappresentativo di poteri occulti, ma occulti non perché con senso denigratorio della parola, occulti nel senso che non si palesano, nel senso che non palesano quelle che sono magari, ecco, che si esercitano attraverso poteri forti, poteri di interessi legittimi, che si in qualche maniera si dissimulano attraverso testate giornalistiche, e quindi una terzietà che in qualche maniera condiziona e, diciamo, condiziona, tenta di condizionare le scelte amministrative e cerca anche magari di carpire la buona fede dell'opinione pubblica. Poi mi sono chiesto una cosa però, ma per quale motivo accade tutto ciò? Per quale motivo un presidente di regione che non ha commesso nessun reato, che nonostante faccia il commissario alla sanità, nonostante faccia il commissario alla ricostruzione, nonostante la nostra regione sia in qualche maniera, direi, segnata da vicende giudiziarie che hanno riguardato anche i vertici regionali, e nonostante che in un contesto così complesso, ripeto, ricostruzione, miliardi di euro che girano, e la sanità, miliardi di euro che girano, non ha avuto nemmeno una ragione di indagine, non capisco per quale motivo debba essere trattato come un malfattore, con una suggestione finalizzata a far ritenere che questo Presidente della Regione stia facendo di tutto in qualche maniera per utilizzare la propria carica per raggiungere degli obiettivi personali o comunque di interessi professionali ed economici personali. Io questo non lo capisco. Allora, anche perché ho a che fare con giornalisti di elevatissima professionalità, testimoniata fino a una certa data, da quel momento in poi è completamente scomparso, ma non la qualità giornalistica che rimane molto alta, bensì secondo me ci devono essere linee editoriali. Io posso avere dei sospetti di perché questo stia accadendo. Non voglio pensare che dietro ci siano interessi economici, ma posso sospettarlo. Se devo rinvenire una ragione per cui tutto questo accade, non può essere rinvenuta nella linea politica, perché la linea politica non ha mai fatto velo a un'informazione corretta, sufficientemente corretta, da parte di tutte le testate giornalistiche abruzzesi, e in particolare di quella alla quale oggi io sono rammaricato di annunciare la querela, che è stata già depositata, ma domani sarà depositata anche l'esposto al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. E voglio dire, posso pensare solo che la ragione di questa aggressione, di questa virulenza, di questa volgare, diciamo, azione di denigrazione sia rinvenibile nella mia azione politica, nelle mie scelte politiche, ma non scelte di fazione, cioè non scelte del fatto che sono centrodestra e quindi c'è una stampa che non è di centrodestra che decide di demolire l'immagine del Presidente della Regione di centrodestra. Credo che ci siano delle, possa essere rinvenuta nelle mie attività politiche. Io non voglio pensare che sia così. Sarò un ingenuo, ma non voglio pensare che sia così. Però non riesco a capire il motivo di questa delegittimazione e questa denigrazione che sto subendo. Ripeto, stiamo parlando di 43 pagine su una vicenda che, come immaginate, si sgonfierà, ma rimarranno 43 pagine e 14 locandine che hanno suggestionato l'opinione pubblica. Io non lo so su che cosa sono intervenuto io in maniera tale da poter determinare situazioni di questo genere.
Certo, la cosa che, sulla quale insomma più ho operato per cercare nell'interesse degli abruzzesi di far uscire questa regione dal novero delle regioni canaglie è stata la sanità. Vedete, sulla sanità abbiamo avuto delle campagne incredibili. Ho dato fastidio. L'ospedale di Sant'Omero, che è rifiorito, ha dato fastidio. Lì c'era una mobilità passiva che occupava il 70% della popolazione abruzzese residente in quella zona, che si rivolgeva nel mondo delle cliniche private che stavano a confine, molte. Oggi col tempo accadrà sempre di meno. Così come rafforzare l'ospedale di Pescara, magari dando la possibilità al direttore generale di scegliersi senza l'influenza della politica i migliori primari e i migliori medici, significa rafforzare l'ospedale pubblico e la sanità pubblica. E Pescara era ed è l'ASL dove c'è la maggiore, diciamo così, percentuale di residenti nella ASL che si rivolge al sistema delle cliniche private. Ma non c'è niente di male, c'è una concorrenza, ma la concorrenza deve essere vera, deve essere la concorrenza in alto, e allora bisogna qualificare il pubblico e il privato, questo che bisogna cercare di fare. Il fatto che io abbia dovuto recuperare i recuperi della commissione ispettiva permanente, la commissione ispettiva che fu fatta a seguito delle note vicende della sanità, ma cosa pensate, che avrei potuto non farlo? Il fatto che le ASL non lo stavano facendo e che io da qualche mese abbia cominciato a sollecitare da 3 mesi, da 4 mesi con delle lettere le ASL a farlo, ma pensate che avrei potuto non farlo? O che sarebbe stato interesse degli abruzzesi non farlo? Il fatto di aver vinto al Consiglio di Stato una vicenda per cui ero stato consigliato dall'Avvocatura di Stato di non fare ricorso, voi ricorderete, perché la sentenza del TAR era corretta, e invece ho fatto come Presidente della Regione la richiesta al Consiglio di Stato, tra l'altro attaccato perché io avrei dato l'incarico nonostante l'Avvocatura di Stato dicesse di non fare ricorso, e aver dato l'incarico, guarda un po', clientelarmente a un avvocato di Teramo, e poi invece vinciamo al Consiglio di Stato. Ma voi pensate, e anche lì le ASL non stavano dando seguito, il fatto che io 2 o 3 mesi fa abbia dovuto chiedere di dover continuare in questa richiesta di, ovviamente, di quello che deve essere restituito agli abruzzesi, ma pensate che potevo non farlo? Allora, questo appunto è un primo stralcio della conferenza stampa di Gianni Chiodi. Carmine, secondo te Chiodi si sente attaccato politicamente per motivi economici, non so, per un attacco alla sua persona? Che idea ti sei fatto? Ma guarda, il problema è che anche Chiodi ha citato una serie di vicende, a queste ma anche altre, nel corso della conferenza stampa, di cui vi ripeto possiamo mostrarvi soltanto alcuni stralci, nelle quali si dice, egli dice di aver compiuto delle decisioni coraggiose e impopolari. Rispetto al rapporto con il quotidiano Il Centro, ritengo che probabilmente non vi siano delle ragioni di carattere economico. Anzi, con una battuta, Chiodi alla fine ha detto: "Ma l'interesse del Centro ovviamente è economico, nel senso che tende a vendere più copie possibili". Ovviamente Chiodi ritiene che ciò avvenga in maniera scorretta nei confronti della sua persona. Nei confronti di Rete 8 probabilmente il tema della sanità è evidentemente più in evidenza, scusate il gioco di parola, ma considerando il fatto che si tratta di una emittente di proprietà del presidente dell'AIOP, con associazione con la quale c'è in corso un contenzioso da parte della regione su vari fronti di giustizia amministrativa, e un dialogo non sempre facile col mondo della sanità privata. Quindi quello probabilmente, diciamo, non è quello che possiamo pensare noi, diciamo che è il pensiero di Chiodi rispetto alla nascita di questo scontro con queste due testate. Questione politica più rilevante è invece quella a cui Chiodi ha voluto rispondere successivamente nella seconda parte della conferenza stampa, perché si è posto da parte di una forza politica, in particolare l'Italia dei Valori, una sorta di questionario nei suoi confronti legata alla vicenda più rilevante di tutti, vale a dire il crack di Pietro e il suo ruolo nello studio professionale Chiodi Tancredi.
E sotto questo aspetto Chiodi ha dato le sue risposte alle famose 10 domande. Allora, ascoltiamole queste risposte alle 10 domande. Passo anche, siccome insomma penso che ormai sia chiaro, ma lo voglio fare anche perché avevo detto che avrei risposto alle domande che mi sono state formulate dall'IDV, da un partito di opposizione. Non avevano la dignità di avere 43 pagine di giornale ogni volta. Non credo che nemmeno altri, cioè non sia mai accaduto una cosa del genere. Quello che è accaduto in Abruzzo in questa vicenda è per unanime ammissione di dipendenti regionali e di molti giornalisti un fatto che non era mai accaduto. Una campagna di stampa così. Bene, l'ho già detto da tempo, io non ho il tempo di occuparmi dello studio, è ovvio motivo, faccio il commissario alla ricostruzione, faccio il presidente della regione Abruzzo, faccio il commissario alla sanità, partecipo all'ufficio di presidenza nazionale del partito, faccio parte della conferenza delle regioni, sono il vicepresidente dell'assemblea delle regioni d'Europa e ovviamente non ho il tempo, non mi bastano le 24 ore. E di conseguenza non mi occupo ovviamente della gestione dello studio. Quindi io potrei rispondere a queste domande dicendo: ma scusate, ma che volete da me se non mi occupo della gestione dello studio? Però, fatta questa premessa, qualcuno dice: vabbè, ma sei socio, ragazzi. Sappiate una cosa, che nel momento in cui uno studio è proprietario di immobili comprati anche con i miei soldi, di quando facevo il professionista, di macchinari, di attrezzature, di mobili, io resto socio, ovviamente. Una cosa è restare socio, perché anche gli immobili, anche i tavoli sono anche miei e rimarranno anche miei. Una cosa poi invece avere un'attività gestionale. Ma volete... Ma un'inchiesta, uno che vuole fare un'inchiesta, ma va a parlare con i nostri dipendenti della regione, dello studio, va a chiedere, ma da quanto tempo Chiodi non segue più le vicende dello studio? Questa è un'inchiesta, andatela a chiedere per cortesia. Ma fatta questa premessa vorrei rispondere anche. Dice, lei presidente Chiodi ha conoscenza che Cipro è sulla lista nera dei paradisi fiscali stilata dall'Ocse? Questo posso rispondere, perché in fin dei conti si tratta di una... richiesta che mi si fa in termini di cognizione, no? di scienza, no? Non è questione di gestionare di studio. Io chiedo, ma lo sapete che Cipro entra nell'Unione Europea nel 2004 e adotta l'euro nel 2007? Lo sapete che l'Ocse la toglie dalla lista nera? Ma l'Ocse non è che fa la lista nera ogni anno. Ogni tanto, quando sono percorsi, la toglie nel 2009, toglie dalla città nera. Cipro non è un paradiso fiscale, è esattamente come l'Italia, è esattamente come la Germania, non è nella lista grigia c'è il Lussemburgo, ma questa è un'altra storia. Il suo studio professionale ha mai costituito società nell'isola di Cipro e in particolare per conto di Nicolino e Maurizio Di Pietro? Questo è un, ripeto, vale sempre la premessa che io non mi occupo della gestione dello studio. Ho chiesto. No, mai. Il suo studio professionale ha mai costituito società nell'isola di Cipro? Scusate, l'ho già letta. In particolare per conto di Nicolino? No, mai. Il suo studio professionale era a conoscenza dei trasferimenti di capitale peraltro illegalmente acquisiti in varie banche inglesi con filiali svizzere? Vale sempre la prima risposta. Io non mi occupo della gestione dello studio e non me ne sono occupato da anni, ma ho chiesto. Assolutamente no. Ignora la circostanza, ignora i tempi ed ignora come, se e quando i capitali sono stati, tra virgolette, illegalmente acquisiti, perché questa è una questione su cui c'è un'indagine, no? Della magistratura, e come, se e quando i capitali sono stati trasferiti in banche inglesi. Altra domanda,
I soldi che successivamente rientravano in Italia dalla Svizzera non hanno mai fatto sorgere in lei e nel suo socio il minimo dubbio? Ripeto, io non mi occupo della gestione dello studio da diversi anni. Ho chiesto, sappiate che questi movimenti di modica entità rispetto a quello che si legge sui giornali, 15 milioni, stiamo parlando di forse nei vari anni, mi dicono lo studio, chi fa la contabilità me l'ha chiesto, me l'ha detto, non dico circa 400.000 euro, sono coerenti con le dimensioni aziendali di un'azienda, di aziende che, non quelle dello studio, perché la bancarotta l'hanno fatte altre, mi dicono, con 50 dipendenti, linee di credito di svariati milioni di euro, con una dotazione di mezzi molto elevata, quindi sono assolutamente coerenti, quindi nessun sospetto, io ho chiesto ovviamente. E poi mi si dice, è in grado, signor governatore, oltre alla bancarotta di cui Fratelli di Pietro dovranno rispondere in sede penale, di quantificare l'evasione fiscale determinata dal vorticoso giro di capitali nel paradiso cipriota? Allora, qui posso rispondere io, perché si tratta di una dichiarazione di scienza, cioè nel senso no, non si tratta di capire, non se non fatto gestionare. Allora, Cipro non è un paradiso fiscale, non c'è nessuna questione che riguarda l'evasione, non è così per altre parti dell'Europa, dove invece c'è la possibilità di minimizzare o comunque di ridurre il prelievo fiscale rispetto all'Italia. Altri paesi d'Europa, ma questa è un'altra storia. Altra domanda. Da quasi un mese, pressoché quotidianamente, il suo studio viene chiamato in causa da articoli di stampa sui quali lei tace. Ritiene, caro governatore, che la questione non la riguardi? È una vicenda di sciacallaggio sterile e vergognoso che riguarda, peraltro, in via esclusiva, semmai il mio collega di studio. E alla quale io peraltro sono completamente estraneo, come avrete letto e come questo lo dicono anche i giornali, per la verità. Anche Costantini pare che l'abbia detto, diciamo che io non credo niente. Naturalmente io ho detto, mi sono rivolto all'autorità giudiziaria appunto per questa vicenda sterile di sciacallaggio, sterile e vergognoso, per porre al suo vaglio la diffamatoria campagna di stampa. E naturalmente non è finita qui la querela, questa è la prima querela che riguarda ovviamente il centro. Poi ci saranno altre querele che riguarderanno alcune dichiarazioni che sono state rilasciate da esponenti anche politici, che io ritengo diffamatorie. Naturalmente, man mano che le faremo, le annunceremo in conferenza stampa, pubblicheremo gli atti per le vie ordinarie, oggi esiste Facebook, pubblicheremo tutto quanto. Altra domanda, perché quando il suo studio professionale è stato perquisito dall'autorità giudiziaria lei non lo ha mai reso pubblico? Perché lo studio non è stato mai perquisito. È un falso la perquisizione dello studio. Nel verbale, che si, chi ce l'ha, c'è scritto che lo studio non è stato perquisito. E poi qualcuno potrebbe dire, ma come? Viene la Guardia di Finanza nel tuo studio, ma guardate che per i dottori commercialisti è ordinaria amministrazione. Vengono a fare i controlli, vengono acquisiti i documenti dei contribuenti e ordinaria amministrazione. Io ho raccontato anche un episodio, diciamo così, simpatico di quella giornata. Cioè per noi è assolutamente ordinaria, questione ordinaria della Guardia di Finanza. Però se è ordinaria la Guardia di Finanza per un dottore commercialista, quindi non c'è niente di strano, dovrei dirvi quasi ogni giorno che nel mio studio, nei nostri studi, arriva la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e compagnia bella, o così come lo dovrei dire nei comuni, nelle regioni, negli uffici della pubblica amministrazione, è questione, diciamo, ordinaria, e comunque non è una notizia particolare, non è ordinario che ci siano invece dei rinvii a giudizio per diffamazione a mezzo stampa che non costituiscano notizie. Questo ne parleremo in un'altra occasione magari. Mi si chiede ancora l'altra domanda, perché non dà all'opinione pubblica abruzzese la sua versione dei fatti? Perché è stata già data.
La mia versione dei fatti è che io in questa questione ignoro tutto, ovviamente, facendo il presidente della regione, occupandomi di tutte le questioni che riguardano la regione. Ritiene, ovviamente, Tancredi, vi dico già che quando saranno disponibili i verbali, ovviamente, anche perché i verbali, non so, c'è un segreto delle indagini preliminari, però insomma, come al solito, no, questo segreto delle indagini preliminari viene, quando i verbali saranno in qualche maniera accessibili, sarà fatta ovviamente, lui penso che farà Rugni, farà querele, farà quello che deve fare, ma è una sua questione. Ritiene che la vicenda del crack dei fratelli Di Pietro, impresari edili di Movimento Terra da sempre, improvvisamente impresari di Movimento di Capitali Illegali, costituisca un complotto contro di lei? Non credo che esista alcun complotto contro di me. Ma solo, ripeto, il vergognoso e sterile tentativo di attaccarmi su temi a me completamente estranei attraverso una campagna di stampa diffamatoria e denigratoria, scientificamente orchestrata a tavolino e che ormai dura da diverso tempo. Potrei dire un po' più del tempo della vicenda qui, perché potrei ricordare alcuni episodi che dimostrano la regione aumenta l'IRPEF. La regione non aumenta niente. La regione non ha aumentato niente. Lo Stato, il governo Monti, ha aumentato obbligatoriamente le regioni ad aumentare l'addizionale IRPEF ed IRAP. La regione non aumenta niente, ne potrei dire di altri fatti. Allora, avete ascoltato un Gianni Chiodi molto caricato che ha risposto a queste famose 10 domande. Mi viene da dire che Di Pietro sta diventando un incubo per lui per due motivi, per il discorso appunto di questa vicenda giudiziaria che è legata appunto agli imprenditori Di Pietro e a Di Pietro inteso come leader dell'Italia dei Valori che lo sta attaccando. Ha detto una cosa particolare verso il finale di questo intervento, un attacco scientificamente orchestrato a tavolino, Carmine. Beh sì, ripeto, cioè, che c'è una regia. Non ci sarebbe altrimenti il motivo per lamentare della persistenza di questo interesse nei confronti di una vicenda alla quale egli si ritiene del tutto estranea, una vicenda rispetto alla quale ha sottolineato il suo ruolo di assoluta estraneità, ma voglio dire, ma proprio non conoscenza di alcuni fatti, perché rispetto a alcune questioni tecniche, anzi, ha detto mi sono informato dai collaboratori dello studio, adesso sono in grado di darvi delle risposte alle domande, diciamo, un po' più legate alle questioni tecniche e commerciali. Bisogna dire sostanzialmente che insomma quella che Chiodi sottolinea come una campagna legata alla sua persona, poi in fondo sia sostanzialmente condotta sul perseverare, sul ripetere, sul non aggiungere ulteriori elementi che poi possano condurre a un suo ruolo significativo dal punto di vista penale, dal punto di vista delle responsabilità, che invece vengono addebitate ad altri personaggi che sono appunto gli imprenditori coinvolti nella bancarotta. Ecco, Chiodi, certo, ci tiene, penso come ognuno di noi, al fatto di non essere un indagato, di non essere una persona additabile come una persona non per bene. Il suo risentimento è appunto legato alla suggestione del legame che viene realizzato con articoli su articoli tra una vicenda di bancarotta e la sua onorabilità. Ecco. Per concludere la notizia, c'è anche da sottolineare, se vogliamo, un paradosso, nel senso che ovviamente Chiodi si è lamentato di questo attacco nei suoi confronti, ha parlato di 43 pagine su questa vicenda, di 18 locandine, sì, se non vado errato. Il paradosso è che domani ci sarà sicuramente la 44esima, la 45esima, penso anche la 46esima pagina e la 19esima locandina. Sì, sostanzialmente io penso, e anche in molti del suo entourage,
io penso sinceramente che a volte conferenze stampa di questo tipo rischiano di, come tu ben sai, Tony, di scatenare l'effetto opposto, vale a dire non quello di calmare le acque, ma insomma quello di, ovviamente, a questo punto, perché credo che sia anche un dovere, oltre che una questione di coscienza da parte dei colleghi e del giornale che è stato chiamato in causa, quello di spiegare ai propri lettori invece qual è il motivo per cui queste notizie sono state pubblicate e anche il taglio con il quale sono state proposte ai lettori. Per cui si può ipotizzare sostanzialmente dal punto di vista mediatico una sorta di effetto boomerang in qualche modo, però diciamo è un rischio che Chiodi conosce, perché ovviamente non è uno sprovveduto, è un effetto che ha calcolato, penso, mediaticamente, anche rispetto però alla dirompenza delle cose che ha detto, perché voglio dire, sostanzialmente questa conferenza stampa è servita se non altro a chiarire, fosse solo per la risposta a queste 10 domande, alcuni aspetti di questa vicenda che non molti abruzzesi conoscevano. Poi ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni, ovviamente attendiamo anche con interesse, credo che sia anche interesse del quotidiano Il Centro, che domani penso venderà, esatto, molte più copie di quelle. Sicuramente sì. Di quelle e che quali saranno le risposte del Centro, appunto, alle domande, appunto, fatte oggi, appunto, da Chiodi? Ovviamente questo è un tormentone che, come si dice in comunicazione, conviene a entrambi a questo punto. Quindi penso che sia Chiodi sia Il Centro ne saranno alla fine tutti e due avvantaggiati, perché anche noi ovviamente siamo organi che non siamo coinvolti in questa vicenda, ne stiamo parlando e quindi stiamo facendo l'importante loro pubblicità. È che se ne parli, infatti. Si suol dire. Grazie. E questo anche nei confronti dei colleghi di Rete 8, ai quali stiamo facendo pubblicità. Assolutamente, e che sì. E questo anche testimonia della, come dire, della nostra imparzialità e di stare sulla notizia a prescindere. Questo lo faremo giudicare magari non soltanto a Chiodi ma anche ai nostri telespettatori. Ai nostri telespettatori. Grazie a Carmine Perantuono e grazie a voi che ci avete seguito sin qui. Arrivederci.